Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati sul mio canale, il canale del tonsore ignorante. Quest'oggi volevo farvi vedere come affilo io i miei rasoi. In questo caso abbiamo un Tiercel Sard Le Dandy, molatura full hollow 6 ottavi, appunto come vediamo si è messo in Dima. Aspettate che da qui io non ci vedo logicamente, quindi devo entrare con la capocchia dentro all'inquadratura, ok? Andiamo a vedere come affilare. Allora, innanzitutto lo spruzzino con l'acqua dentro. Questo non sarà un tutorial perché io, come vi ho sempre detto, non porterò mai tutorial di affilatura, bensì vi faccio solamente vedere come io affilo il mio rasoio, visto che parlo comunque sempre delle affilature che faccio in video, ma non vi mostro mai come. In questo caso è un rasoio che ringrazio come sempre il caro Max per avermi regalato il rasoio anche. Vado a non nastrarlo, lo vado a affilare senza nastro perché appunto è sempre stato affilato senza nastri, difatti le coste presentano un leggero solco in più su questa zona qui e il bevel risulta anche più alto su questa sezione. Pietra Naniwa 3000 sintetica, io come avete visto ce l'avevo, vabbè, lì a mollo perché avevo qui la ciotola con le pietre, anzi, diamo anche una girata all'ardesia. E inizio a ridargli un attimino il filo perché secondo me non taglia in maniera corretta e molto 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 indietro. Quindi andiamo un attimino a lavorare sul rasoio. Cosa veramente importante, ragazzi, cioè, punto primo, come vi dicevo, non esistono video di affilatura, perlomeno non miei. E mai ci saranno. Io solamente vi faccio vedere quello che faccio e perché lo faccio e come lo faccio, ma non vuole essere un allora voi dovete fare così. Però mi sento di dare solo qualche consiglio che è stato dato a mia volta a me dalle persone che mi insegnano e logicamente per evitare che altre persone facciano magari errori che a me fortunatamente sono stati evitati. Allora, punto primo, in affilatura non esiste un numero di passaggi, non c'è un spacco il filo del rasoio, gli rifaccio la bisellatura e sono 20-30 passaggi per lato numerati. No, i rasoi, come hanno insegnato a me, si sentono prima di tutto, quindi o sentite il rasoio con l'unghia e con le dita o non esiste il 30 passaggi, perché magari per il tipo di acciaio che ha il rasoio, così come per il tipo di pietra su cui state lavorando, in quel caso il rasoio dopo 20 passaggi magari sarà ancora indietro, cioè, o ha un chip grosso come una casa, quindi è inutile il numero dei passaggi da contare che fate. Altra cosa, logicamente, come sempre, controllare mentre state affilando come va il filo del rasoio. Quello che notate anche è guardate come mangia l'acqua, cioè come l'acqua, se il rasoio sta mangiando sulla pietra. Sono tante cose che non è che le vedi in un passaggio, ah, tan 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 20 fa. No. A casa mia proprio non funziona così. Però, così come vi ho già detto, non esistono video tutorial di affilatura. Perdonatemi, ma sono scomodo ad appoggiarmi, quindi inizio a lavorare sulla mano. La pietra è leggermente satura sul lato sinistro, perché è il lato su cui io lavoro un pochino di più, ma non l'ho né rettificata né desaturata né niente prima di iniziare il video, anzi ci avevo già filato sopra un paio di rasoi, ma tanto poi la vado a girare. In questo caso cambio l'angolo della pietra, cioè lo giro di 180 gradi, scusatemi, non l'angolo per così, il tappino è inutile lasciarlo su. Acqua del rubinetto. Anche se c'è la siccità non ci impediranno di non affilare i rasoi. Scusate, la battuta era doverosa. Vediamo un attimo come appoggio sto rasoio. No, appoggiare di qua appoggia correttamente. Di qua anche, però logicamente poi il bevel avrà già quel difetto. Perché è bello alto. Perdonate il mio mancinismo, devo sempre avere tutto libero a sinistra.
carta, iniziamo a vedere. Direi che è un pochino comunque mangiare. Mangia. Deve essere strano che ha sto rasoio. Però ci siamo quasi, eh. Ci siamo già veramente quasi. Video sponsorizzato da Red Bull e Getir. No, non è vero. Semplicemente l'ho presa al lavoro con Getir e me la son bevuta. Mi avanzava e me la son portata a casa. Scusate se ho toccato dentro qualcosa e oscilla, ma oggi è il gioco degli incastri. Ho dovuto fare un accrocchio qui per tenere sul telefono in questa maniera in sala. Mai premere sulle pietre, il lavoro lo fa già il peso stesso del rasoio. Direi che qui sta mangiando. E anche tanto. Controllare anche sempre il bevel, di qui logicamente il lato più alto, perché ha quella costa spianata, un po' anche di qui la costa è disomogenea, però vedo che il bevel è pressoché uniforme, tranne sul culo che non ne ha, ma proprio per la tipologia di curva che ha qui. Qua non c'è tagliente dove ho l'unghia. Per capire un attimo una cosa, non capisco se c'è un chip all'interno o meno. No, anche perché ormai sono le mie unghie a essere cippate a vita. E in questo caso passo alla belga, poi tanto sta pietra va rettificata. Belga standard, con la Bout. E lì vado a fare un po' di slurry per riabbassare la grana e per pulire la pietra. No, Bout di Arden Cuticol, la Andrassand. No, non è vero, la come cazzo si chiama? La Selected. Giusto per darvi due infarinature. Boh. Un po' di acqua. Neanche troppa. Io questa però la uso come pietra da palmo, non da appoggio, quindi perdonatemi, ma mi è doveroso tenerla in mano anche perché è piccola. Si può vedere. Però sta pietra comunque sono contento di averla acquistata perché alla fine mangia abbastanza velocemente. Vedete, inizia a scurirsi già anche lo slurry, ma tanto la prova del 9 ce la dà sempre la carta. Leggermente grigiastro, grigiolino. Non premere qui con l'indice, rasoio sempre tra pollice e indice. Cioè, sostanzialmente è passare un rasoio su un sasso, voi potreste dire, certo. Cioè, sì, eh? È una battuta. Beh, mangiare se la sta mangiando tutta. Diventa sempre più scuro. Spero che dalle luci si veda qualcosa. Tanto poi vabbè, più gli diamo una color correction in editing. Bello sto pitting che non avevo visto qua. Scusate, ho fatto delle mosse strane ma stavo guardando questa macchia, vabbè. Quella la vado a rimuovere o con le carte o con la iosso, quindi easy peasy. Diamo una girata alla pietra. Sì, comunque il rasoio sta mangiando. Ecco qua, bravo Claudio. Sta mangiando anche molto perché ha appoggiato sulla carta e ha lasciato giù nero.
un bagno, gli faccio ancora un po' di slurry, tanto poi io vado a portarlo fino a diluirlo ad acqua. Logicamente sentite anche un attimino la pietra, se sentite su determinate pietre che il rasoio appiccica, attacca, nel senso fa resistenza, o iniziate a diluire lo slurry, o vuol dire che è ora di cambiare pietra, o di terminare, in base a quello che volete fare. Sentirlo un attimo. Io non li capisco sti rasoi, veramente non li capisco, gli sardi intendo, aspetta che lo provo sul braccio, durante il fuoricamera, tagliare taglia, direi è anche abbastanza, però non ci siamo ancora. Poi io solitamente su Belga lo finisco direttamente sotto il lavandino, ma siccome non ho sbattimenti di mettermi al lavandino, ci accontenteremo di una litrata d'acqua a mani. Togliamogli un po' di bava anche. Spero sempre di essere in inquadratura e di non aver fatto tutto il video fuori quadro, perché sennò sono un ciula. Con le belghe io noto, cioè almeno con le belghe, con la mia belga, noto che quando arriva invece che appiccicare la sento più andante verso il vetroso. Non so se potete capire il termine in termini appunto di pietre. Cioè non sento resistenza, bensì sento su questa belga, vi parlo di questa nello specifico, che a raso iniziano a scapparmi o a non sentirli più. Sente che fa rumore strano quando passa qua, dove c'è il lato costa smangiato, qua. Ma lo senti anche in mano, mentre lo passi sulla pietra. Tipo fa l'effetto scivolo.
come se ci sia sopra la glicerina. Ok, fammi sentire. Direi che ci siamo. Rasoio ovviamente poi lo proviamo in sbarbata settimana prossima. Ora io prendo l'ardesia perché attualmente è l'unica pietra che ho, ma non ho più la sua Baut, ovvero quella di Seven Heaven che mi aveva prestato Mastro, che stavo usando, quindi andrò ad utilizzarla così com'è, che purtroppo è lenta come la morte, ma quantomeno, siccome l'ultima volta che è stata usata l'ha usata Psycho non so che cazzo ci ha passato su sta pietra. Questo è ossido, non è sporcizia, è il panno che io uso solitamente per disossidare i rasoi. Io, senza saperne leggere né scrivere, una pulita con la belga, ma proprio così, desforo, gliela tiro. Sta belga comunque oggi sta facendo uno slurry un po' strano, eh? Adesso ributterò indietro la pietra, però... Amen. Cazzo c'è da lavorare, c'è sta pietra è... vuoi dire che qua non è in geometria e qua mi passa sotto l'acqua? Vediamo. Possibile? Boh, vediamo. Staremo a vedere. Cazzo di rasoio, c'ha il manico lasco. Senza offesa, Max. Vanno stretti i pin. Vanno battuti i pin. Io sono scomodo. Quindi, come al solito, mi aiuto con ignoranza. Anche il peso del dito, se usate il dito come appoggio, io lo uso solo perché la pietra sotto non è stabile, non deve dar pressione. Più delicato sei sulle pietre, più delicato sarà il rasoio in viso, diceva un saggio del forum, nonché paciccio, riportando le parole di Ura e parole sagge. Sento sotto la pietra che no, forse si è appiccicata. Non so come, ma sembra che appiccica. O sarà che a furia di usarla ho imparato a sentirla? Ma dubito. Cioè, a sentirla sì, ad apprezzarla no. Logicamente gli stessi passaggi da un lato e dall'altro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per dire, cioè non è che sono numeri specifici, però cercate di farli uguali.
come così logicamente sarà un passaggio se fate i cerchiettini cercate di seguire gli stessi. Ah, fa un rumore la costa di sto rasoio, mi sembra di stare affilando le forchette. Può fare di meglio, per l'amore del cielo, cioè. Però una girata. No, stabile non è stabile, però tant'è. Per me ci siamo. Poi io vabbè, sto acciaio non lo capisco, vi dirò la verità. Anche con l'altro Issard che avevo provato, quello di del Cere, era stranino, per me. Sono un po' tutti gli Issard che sono strani per quello che ho potuto vedere. Beh, di qua il bevel è bello pari pari. Manca un po' in punta forse. No, anche dall'altro lato è così in punta. Essere una radio carina però da usare, cioè, alla fine non sembra malvagio. Beh, cioè, non è che stiamo parlando di cinese Bau Bau, pur sempre un Issard. Allora diamogli l'ultima botta, ecco, con la cenere sopra è ancora più buono. Vediamo un po' di bavetta, va? Incredibile. Mi tagli la bava e sembra che appiccica. Anche questo io solitamente lo finisco solo sotto acqua corrente. Però stavolta ci accontenteremo di questo. Inizio ad attaccare. Gli do acqua come se fosse sotto il rubinetto, più o meno, però per capirci. Inizio ad attaccare di nuovo. Logicamente c'è il rischio sempre poi di tornare indietro se non si capisce quando fermarsi, però qua meno male sento che sta appiccicando. Ancora due botte di ritiro e poi la finita. Per me più di così non si può fare. Ragazzi, il rasoio comunque è affilato, cioè, non so se si riesce a vedere, vi faccio proprio vedere il taglio del pelo, così magari non sopra le pietre. Dov'è che ho peli ormai sulle braccia? Non si sa.
ma comunque bello dolcino, eh? Peli logicamente sono rimasti attaccati al braccio. Ragazzi, questo è più o meno pressoché come affilo io i miei rasoi. Poi logicamente ogni rasoio bisogna vedere prima come è messo, ogni rasoio ha la sua, ogni pietra ha la sua, ci sono pietre diverse che anche magari preferisco quando me le faccio prestare in loco, non qui a casa. Quindi ragazzi, questo è Affiliamo Insieme. Noi ci vediamo venerdì per provare l'Issard, sperando che sia una soddisfazione. Sbarbata Total Black, non vi spoilerò altro. Ci vediamo venerdì. Come sempre dal tonsore ignorante è tutto. Vi ricordo che non era un video tutorial sull'affilatura. E come sempre, se sei depresso, fatti la barba più spesso. Andate a fanculo. Ciao ragazzi!